Vero, vero. Oggi siamo qui con Stefano Boccalini, vero? Sì. Direttore artistico di Camogli. Esatto. Ciao Stefano. Ciao. Io sono Michela, Stefano. Di benissimo. Come hai imparato a fare il direttore artistico? Posto che il direttore artistico non ho mai imparato a fare il direttore artistico. Ci provo, siamo qua, abbiamo cominciato, io faccio l'artista e adesso sono entrato in questa bella avventura e proviamo a fare anche il direttore artistico. Bene. Mi sembra che stiamo lavorando bene con tutto il gruppo di lavoro, con Marco Del Cardo, con la Elena Turetti, la Giacinta, con l'assessore Pietro Boni, con Maffissori che è arrivato adesso, con tutti quelli che lavorano. Bello, sono contenta, sono molto contenta. Bene. Porti degli occhiali bellissimi. Ecco. Vuoi che metta anche i miei? Posso? E se ci vedi meglio, sì. Sì. Perché hai deciso di farlo qui a Monno? Perché è importante lavorare, dal mio punto di vista, è importante lavorare in quei luoghi che oggi vengono considerati periferici, e che non sono dei luoghi come le grandi città, no? Come Milano, come Roma, certo. Come Napoli. Cioè, più conosciuto. Siamo in una zona molto più piccola, che si chiamano, sono luoghi residenziali. Qui si trovano ancora delle cose sostanziali che per me sono importanti per guardare allo sviluppo sociale. Certo, bravissimo, bravi complimenti. Oh. Cosa ne pensi di questa comunità? Beh, la comunità qui è in generale è molto partecipa, poi chiaramente non è che tutti sono partecipi. Poi c'è anche da dire che le comunità non sono solamente quelle che la storia ci consegna, no? Quelli che arrivano perché sei nato qui e quindi per forza è una comunità. Comunità sono anche quelle che si costruiscono attraverso un desiderio. Intorno a questo progetto si sta costruendo una comunità, certo, di persone che vengono anche da fuori, come me, io non sono di qui. Anch'io sono di qui, sono dietro. Esattamente. All'approccio sei bello e simpatico e porti bene i tuoi 60 anni. A cosa pensi della bellezza? Ah, scusa, va bene. Quello potevo, l'ho ripetuto, però sì. Quella bellezza dell'arte, ma anche la tua bellezza. A cosa pensi? Non ho capito. A cosa pensi la bellezza dell'arte? Cosa penso che sia la bellezza dell'arte? Beh, l'arte dal mio punto di vista non è una questione solamente estetica, è una questione anche, certo, una questione sociale, una questione di rapporti, è una questione di... come il lavoro che sto facendo qui per me è un lavoro artistico. Non è che... cioè fare una scultura... posso fare anche la scultura perché faccio lo scultore, però questo tipo di lavoro lo faccio come sulle artista. Persone? È un lavoro, diciamo che è un lavoro che cerca di cambiare, di portare una dimensione diversa all'interno di una comunità. Certo. E lo faccio però come artista, cioè guarda uno sviluppo sostenibile. Sei molto bravo, ti ci vedo in questa cosa. Mi ci vedo anch'io a te, con te, a fare questa cosa. Ecco, qui quando vuoi venire, noi siamo qua sempre. Va bene, grazie. Ci dai una mano? Sì, per provare una volta. Cambiamo un po', nel tuo subconscio, il tuo lavoro lo fai bene? Questa è una bella domanda. Io penso di sì, perché lavoro, cerco sempre di lavorare dando tutto quello che posso dare. Penso di essere una persona generosa da questo punto di vista. Molto. E quindi cerco di fare quello che è il meglio che posso fare. E di farlo anche con onestà, no? Quindi esatto. Non ci sono mai dietro quello che faccio, non ci sono dei esatto, secondi fini. Quello che sono si vede. In questo, in che modo conquisti le donne, soprattutto quelle giovani come me? Ostia, qui ormai non c'è più da conquistare, sono mia moglie, non sono più abituato, proprio un argomento. Però ti piace, sono belle, le belle donne sono belle per tutti, però io ormai guardo solo mia moglie, cosa devo fare? Però anch'io adesso sono una ragazza. Sì, con sì. Con la mia età e sono una bella ragazza. Va benissimo, però io cosa devo fare? Però sono bella anch'io. Sì, certo che sei bella. Concludere, cosa ne pensi delle tradizioni? Va tenuto tutto, sì. Allora, di quello che io penso delle tradizioni,
che sono un punto di partenza. Cioè non si può guardare alle tradizioni girandosi indietro e guardando sempre dietro. Bisogna guardare dietro per poter guardare avanti. Bravissimo. E quindi le tradizioni sono il mezzo per guardare al futuro. È vero. E sono importanti, sono fondamentali, ma questa cosa è molto importante, perché se si guarda solo dietro diventa folklore, e il folklore non serve. Certo. Cioè serve, può servire per intrattenere, ma però non porta sviluppo. È vero. Se noi le tradizioni le prendiamo per dargli uno sviluppo al futuro, uno sguardo al futuro. Autentico. Esatto, per dare anche uno sguardo al futuro. Allora in quel caso le tradizioni sono fondamentali. Allora, la ragione nelle mani. Stefano Boccalini, questo è un tuo libro, vero? È un libro che abbiamo fatto qui a Monno. È un progetto che è un bando che nel 2020 abbiamo presentato un bando insieme a Comunità Montana di Valle Camonica. Scusa, posso? Sì. Ti offro. Mi offri da bene? Sì. Va bene, grazie. Dicevo che questo progetto, che è stato sviluppato tutto è bella fresca, eh? Sì. Allora, apriamo la bottiglia, non ci ubriachiamo però, solo un goccino, no. Solo un goccino, sennò qui... Riesci? Ti ha provato il tè al tappo? Sei capace? No, non sono capace. Sì. La faccio io? Sì. Sono capace, ma non riesco più. Dopo ti spiego, allora dopo, per il libro. Piano, L'ho tenuto. Ok. Vai. Lo versi te adesso, brava. Ecco. Ok. Prendi tu, no? Prendo io, grazie. Salute. Però così, bottiglia. Anche la bottiglia, ma non lo sapevo questo. Ok, grazie. Salute. Tolgo gli occhiali, posso? Togli. Allora adesso ti spiego cos'è questo libro. Sì. Lo conosci te? Sì. Bevi. Allora, questo intanto che bevi io ti spiego. Col bere. No, è solo uno break. No. Dopo lo riprendo. Sì, ma lo riparto dall'inizio. Allora, questo libro è stato realizzato all'interno. Beh, comunque la ragione nelle mani è molto bella come titolo, secondo me. Questo la ragione certo. Nelle mani, quelli che si abbiamo tutte nelle mani. Sì, però è la ragione anche nella testa. Certo, quindi testa nella e mani. E poi passano nelle mani. Esatto. Questo è interessante. E il progetto appunto nasce perché abbiamo vinto insieme a Comunità Montana questo bando del Ministero dei Beni Culturali, che è l'Italian Council, che è uno strumento, grazie, che è uno strumento che il Ministero dei Beni Culturali mette a disposizione degli artisti per promuovere il loro lavoro. Allora, noi abbiamo vinto questo bando, io ho dovuto fare un progetto, e il progetto che io ho pensato era un progetto anche di valorizzazione dei saperi artigianali di Monno. E quindi attraverso questi saperi, che sono stati il lavoro col telaio, quindi la realizzazione dei pezzotti, l'intreccio del legno, l'intaglio del legno e il ricamo, ho fatto realizzare gli artigiani di Monno, ho fatto realizzare agli artigiani di Monno delle mie opere con le loro tecniche. E queste opere poi sono state appunto realizzate da loro, sono state esposte in una grande mostra in un museo a Ginevra. Bene. La Maison Tavel di Ginevra. E poi siamo stati francesi. Ginevra non sono svizzeri. Sono svizzeri, ma parlano francese. Ah. E poi da lì abbiamo fatto il progetto, ha girato un po', è stato in Albania a Scutari, è stato in un paese che non mi ricordo più come si chiama, ma in Norvegia, è un po' difficile da dire, non me lo ricordo. E norvegesi sono difficili. Nessuno guarda Tardio, ripeto, anche lui si ricorda le cose. Così. Marco anche, siamo tutti in stessa barca. E allora siamo passati di lì, poi l'abbiamo presentato in vari musei. Comunque in lo Stefano ci è piaciuto. Ecco, questo è importante. Boccalini poi è al massimo. Insomma, questo progetto
Tutte queste opere poi sono finite al Museo d'Arte Contemporanea di Bergamo, adesso fanno parte della collezione del Museo d'Arte Contemporanea di Bergamo. Però insieme alla produzione, a questi artigiani che hanno lavorato, abbiamo fatto lavorare anche dei giovani della valle che hanno potuto imparare per 15 giorni, hanno lavorato insieme agli artigiani per imparare queste tecniche, per trasmettere appunto questi saperi. C'è chi ci riposto? Sì. Il mio Renato, che sarebbe il compagno della mia Elena, se lo conosce anche Dario, lo conosce anche Marco, lui faceva delle sculture in legno. Ah, che bravo! Lui era in legno e scolpiva. Proprio col martello e scalpello? Sì, ecco, specie scolpiva. E dalla verità, cioè praticamente dalle paesaggi. Dalla realtà la copiava. Sì. Bene, bene, bene. Persone, animali. Quindi è bello anche questo, che rimanga certo. La nostra storia. Anche quella. E te sei capace a scolpire? No, io non sono capace. Ma disegnare sì. Però. Disegnare sì. Ecco, sì. Poi mi farai vedere i tuoi disegni. Sì. Ho fatto tanti disegni e adesso sto facendo... pitturando sul legno, quindi è difficile anche quello poter impressionare una persona pitturando sul legno, una persona, per esempio impressionisti. Impressionisti. Sai che sono impressionisti? Certo. Impressionisti sono persone che, possono parlare? Sì, 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 sì. Sono persone che fanno, ma secondo i loro sentimenti veri, non finti, non falsi. Sono persone, per esempio, la donna con l'ombrello di Renoir, Manet, César, tutte persone fantasiose, che fanno un po' la fantasia e poi la realtà, secondo me, sì. Bene, bene, è una bella una lettura particolare, interessante. Sì. Certo, sì. E i pantaloni ti piacciono? Sì, come no? Sono eleganti. Tutti i jeans, sono eleganti. Io ho sempre jeans. Sempre jeans! Beh, è bello lo stesso, ma tra gli scarichi. Sì, sono comodi. Sono comodi, infatti. Bello, sei simpatico. E meno male, dai. Che carino. È un bel sorriso. Devo ancora un po'. Bevilo, bevilo. Vedi? A più tardi, sì, adesso. Ma che pomeriggio presto. Poi siamo pomeriggio presto, che ora che arriviamo la sera. Bisogna svegliarsi un po' prima. Perché si rimane un po' addormentati da tanta giornata e non ci si sveglia. Un bel caffè ci vorrebbe. E me non bevo il caffè. Non ti piace il caffè? Non piace il caffè. Neanche le bibite. Bibite sì. Sì. E ti piace questo? L'hai scelto te? È francese questo. Questo è francese, una roba seria. Ma è proprio di essere un guarda. La lettura è proprio sì. Cuvée, sì. È francese. È quello più buono, sì. Dolce però. Sì, dolce. È amaro. Secco non ti piace? Secco sì, mi piace tutti e due. Ma amaro no, non amo le cose amare. Le caramelle mi piacciono, i dolci mi piacciono. La rucola non ti piace? Le torte mi piacciono dolci, le belle passapolite con la panna, i bignè. Da Camon News è tutto. Arrivederci la vostra Michela.